Vado direttamente a introdurre il prossimo speaker e l'ultimo speaker che chiuderà questa giornata. È Senior Web Engineer in Unity Technologies, con forti competenze GIS. Inizia a mettere le mani su Drupal dalla versione 7, trovando un amore che lo accompagna anche oggi nei progetti più vari. È maintainer del modulo GeoField Stack e co-maintainer di Layout Paragraph su Drupal 8. Faccio salire sul palco virtuale Italo Mairo. Ciao a Ciao, tutti. ciao Italo, benvenuto, sei pronto? Sì, mi sentite bene perché ovviamente gli AirPods si sono disconnessi sul più bello, quindi spero che mi si Ma non veda. è una gravissima perdita, perdere gli No. AirPods, non hanno questa qualità microfonale eccelsa. No, molto bene Italo, dai, ti sento bene. Dai, ti lascio allora il palco e ci vediamo alla fine. Ciao. Grazie, Edo, grazie. Ciao. Ciao a tutti, è un grande onore per me essere parte di questo evento con questi super talker e saluto tutti i colleghi e gli amici drupalisti online e non solo drupalisti, insomma. Oggi vi parlerò appunto di geomapping avanzato con il GeoField Stack, che è uno stack di moduli di Drupal per il quale io mantengo la versione 8 e successiva, e coglierò l'occasione appunto parlandovi di questo stack anche di dare delle suggestioni su quali sono i vantaggi, le gratificazioni di contribuire alla community Drupal Open Source. Chi sono? Già Edo lo ha accennato. Fondamentalmente sono un appassionato di grafica e comunicazione digitale, di CAD, di GIS, di 3D da tempo immemore, dall'inizio, insomma, della mia carriera professionale e diciamo, all'attivo una lunga esperienza appunto nello sviluppo di applicazioni sia web che web GIS in ambito open source, PHP e JavaScript. E la mia carriera professionale si è focalizzata sull'utilizzo di Drupal da quando è stata deployata la versione 7 e non l'ho più abbandonato. Fondamentalmente adesso io sono impegnato in progetti che hanno sempre Drupal al centro del loro core, anche se comunque si integrano con altri ambienti di sviluppo, soprattutto JavaScript. E ho maturato questo profilo di Senior Drupal Developer, Engineer, Architect, dipende dai casi, e sono anch'io un contributor attivo, appunto come accennavo, col nome di Tamair nella community, perché mi ritrovo ad essere il main maintainer di tutto questo stack di moduli che ruotano attorno al modulo GeoField, di cui vi parlerò, e mi piace accennare che sono anche un orgoglioso co-maintainer del modulo Layout Paragraph, che è un modulo sul front-end layouting in Drupal molto molto figo, che si sta facendo strada negli ultimi tempi. Ma a questo giro parleremo di altro. I sistemi informativi geografici, me ne sono occupato per lungo tempo, quando ancora erano in ambiente desktop, e mi sono divertito a coniugare anche un po' la mia passione per la grafica, per non solo amministrare dati geografici, ma anche in qualche modo renderizzarli in maniera avanzata e gradevole per gli utenti, in maniera tale che diventassero parlanti, ecco. Poi, dall'avvento delle Google Maps API è stato possibile sviluppare applicazioni web GIS in ambito web. Diciamo, mi ci sono tuffato appieno. Ho fatto, insomma, una serie di applicazioni per i miei contesti lavorativi del tempo. E poi ho incontrato Drupal e mi sono innamorato di Drupal anche in relazione alla mia esperienza di GIS, perché appunto Drupal permette di modellare qualsiasi tipo di base dati. E le potenzialità di GIS di Drupal permettevano eventualmente di coniugare la capacità di Drupal di gestire il dato, l'informazione e rappresentarla anche in forma geografica. E ho sperimentato in Drupal 7 tutta una serie di progetti con
diciamo, implicazioni cartografiche. Questo in particolare è un prototipo, mi sono divertito ad importare tutte le istituzioni delle amministrazioni italiane, più di 90.000 entità, dal sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale, che offre delle REST API, e le ho incastonate, inglobate in questa applicazione Drupal, che permette di consultarle in forma georiferita. Non so, non credo che ci sia nulla di ufficiale fatto in questo senso, però comunque Drupal mi ha convinto. Quando è stato, diciamo, quando ci si è spostati alla versione 8, tutti questi moduli, anche quelli del geofield, sono rimasti un po' indietro, perché comunque hanno avuto bisogno di un refactoring non indifferente, appunto trasformandosi tutto quanto in object oriented, con tutti i coding pattern che Luca ha citato, dai servizi ai plugin, eccetera eccetera. Io ho costruito questo geofield map inizialmente, che è un modulo dello stack che è disponibile solo dalla versione 8 in poi, per soddisfare delle mie esigenze, appunto, di rendering, di mapping avanzato sulla base geofield, e per tutta una serie di eventi in successione mi sono ritrovato a dover mettere le mani, aggiornare e alla fine prendere il controllo di tutto lo stack. Stack che vedeva il modulo geofield, il modulo storico, che è stato creato da sviluppatori gloriosi e mantenuto da altri ugualmente gloriosi. Adesso mi ritrovo io come main maintainer sia del modulo geofield che di questi altri tre, che ne fanno, diciamo, sono un po' lo zoccolo duro, anche se ci sono altri moduli contrib che hanno geofield come dipendenza. Io, diciamo, seguo questi, che sono un po' i più importanti, più solidi. Geofield serve a creare un field type di tipo geometrico, geografico, in cui i dati vengono scritti in formato well-known text, e può gestire qualsiasi tipo di primitiva, quale punti, linee, poligoni, multigeometrie, che non è una cosa da poco nel contesto, è l'unico, diciamo, in ambito Drupal a poter fare questo nativamente. Si basa su una libreria PHP geospaziale e supporta anche il formato GeoJSON. Gli altri due moduli, Geofield Map e Leaflet, non fanno altro che aggiungere delle funzionalità di mapping al campo geofield, sia in termini di widget, quindi di interfaccia per l'inserimento dei dati, che quindi viene supportata da mappe interattive nel backend, ma anche in termini di formatter, che di views, view style, no? Quindi per il rendering questi moduli permettono di restituire i dati in formato geografico, quindi geofield, su delle mappe nella pagina web. Fondamentale è anche la possibile integrazione che esiste con il modulo Geocoder, che è la soluzione storica più avanzata per operazioni di geocode e di reverse geocoding sulle entità Drupal. Mi ritrovo attualmente a essere il main maintainer anche di questo modulo, è un grande onore e anche un onere, ma è tutto molto gratificante. Interessante menzionare che appunto anche questo modulo Geocoder non è un'entità embedded in Drupal e basta, ma fondamentalmente si basa su una libreria PHP Geocoder mantenuta attivamente, che integra tantissimi geocoding provider di terze parti, e tra le altre cose interessante menzionare come questo modulo Geocoder integra delle funzionalità, è compatibile con appunto formati che sono anche formati immagine, è in grado di estrarre i dati EXIF delle immagini, così come anche formati tipici dei GPS come il GPX e altri tipo KML e GeoJSON. Quindi nel caso si abbia la disponibilità di questi formati, il modulo Geocoder è in grado di elaborarli e di renderli nelle vostre entità Drupal. Non entro ulteriormente in questi ambiti tecnici perché sono disponibili dei miei talk a riguardo, che ho avuto la fortuna di fare in quel di New York, nel Drupal Meetup di New York, e dovrebbero essere disponibili sui canali LinkedIn e SlideShare del sottoscritto. E lì, diciamo, affronto gli aspetti un po' più tecnici. Due parole su che cosa, anche se sono dei, diciamo, ci sono stati degli accenni nel talk di Luca, quali sono, perché si, alla fine uno si ritrova e continua a contribuire alla community di Drupal. Nel mio caso
ho fatto di necessità virtù ed è una cosa che continuo a fare con enorme piacere e senso di responsabilità. Perché ho capito che facendo questo mi sono allineato sui best coding standard, no? Sia in termini di standard di coding e di sviluppo in ambito sia PHP che Drupal standard, ma anche JavaScript. E ovviamente questo mi ha permesso di avere anche una sorta di visibilità professionale, ho intensificato il mio networking, perché comunque mantenere questi moduli significa interagire con tantissime persone attorno al mondo che ti riportano dei bug, che ti fanno delle feature request, delle support request, e in qualche modo hai anche la possibilità di conoscerli, di conoscere i casi applicativi di questi moduli che vengono mantenuti. È un ottimo, il modo più opportuno per restituire alla community open source, in questo caso in ambito Drupal, ma direi per qualsiasi community open source, e intimamente mi dà anche un po' l'idea di fare del volontariato, cioè di contribuire a modo mio, con quello che so fare io, a un mondo migliore, sperando che le soluzioni siano allineate a quello, insomma. Non ultimo, mi ha dato anche la possibilità ultimamente di fare delle esperienze all'estero, quindi di viaggiare, essere chiamato, diciamo, in tutti questi processi di selezione ultimi che ho avuto, il fatto di mantenere questi moduli è stata una prova de facto anche un po' della qualità che ho acquisito nello scrivere codice Drupal. Ultimamente le mie esperienze appunto professionali mi hanno portato da New York, adesso sono a Copenaghen. Dei dati per capire un po' di che cosa stiamo parlando: questo stack di moduli, queste sono le metriche di adozione. Ho evidenziato soltanto i dati relativi all'adozione per Drupal 8 e successivi, quindi parliamo per Geofield di 27.000 adozioni riportate, Geocoder di 16.000, gli altri due su intorno ai 10.000. Sono cifre abbastanza importanti, consideriamo che le adozioni in Drupal 7 sono analoghe e quindi diciamo le versioni in 8 hanno contribuito a mantenere l'adozione, questa base di utenza, non farla diminuire, in molti casi aumentare, come possiamo vedere per il modulo Leaflet. E appunto, come accennava Luca, si tratta di una responsabilità. La mattina quando uno si sveglia spera di non vedere la sua mailbox intasata da bug issues eventuali, e a me piace, ho adottato la politica dei piccoli passi, no? È bene non fare i passi più lunghi della gamba, fare delle contribuzioni che siano attente, meticolose, magari testate, ma a me piace anche fare dei rilasci frequenti, quindi non tenere la community appesa a dei dev branch che non si traducono mai in nuove release. Non è un gran problema fare release molto frequenti. Chi vuol starci dietro è in grado di starci facendo un composer update. Bene, ok. Passato un po' gli accenni su questo inquadramento, vi voglio far vedere un po' qualche caso applicativo reale. Sono fondamentalmente prototipi, tranne l'ultimo che è un caso commerciale reale, un'applicazione fatta. Allora, il primo progetto che è più immediato illustrare è quello che deriva, a cui chiunque ha la possibilità di accedere dalle pagine di questi moduli, in particolare questa è la pagina drupal.org del modulo Geofield, ovviamente che descrive tutto quanto riguarda il modulo, le sue versioni, eccetera, eccetera, e c'è questo link, che è un link a live demo, e che mi dovrebbe permettere appunto di accedere a questa installazione reale su questo dominio, che è un geodemocracy.com, è un mio dominio. Questo è uno shared host che fa il suo sporco lavoro. Fondamentalmente questo dà la possibilità agli utenti, chiunque, di capire cosa è possibile fare di base, ma nemmeno troppo di base, anche sono applicazioni già abbastanza avanzate, perché presentano delle tematizzazioni, delle personalizzazioni dei marchi. In particolare qui l'applicazione è focalizzata su Manhattan, sono informazioni che ho imputato
ovviamente qui già possiamo vedere che è attivo il marker clustering, quindi degli espedienti per rendere la mappa utilizzabile, facilmente consultabile. In questi casi ci sono dei punti di interesse sul territorio che sono tematizzati, in questi casi sono dei ristoranti, oppure c'è per esempio un parco che è Central Park, non l'ultimo dei parchi. Oppure per esempio ci sono questi marker arancioni che non sono altro che le mie fotografie georiferite. Alcune fotografie fatte a New York e che vengono rappresentate grazie appunto alle funzionalità di geocoding del modulo sul dato EXIF. Interessante notare per esempio la presenza contestuale di una leggenda che riporta effettivamente una delle funzionalità tipiche dei GIS in una pagina web GIS fatta in Drupal, e questo è possibile attraverso la specifica funzionalità introdotta. Mi sono inventato questo sistema di plugin nel modulo GeoFillMap con i quali in pratica l'utente ha la possibilità di definire una tematizzazione contestuale ad uno degli attributi dell'entità che sta venendo rappresentata, tipicamente per esempio una tassonomia. In questo caso per esempio questa leggenda si articola su in base al place type, che è un attributo del geoplace imputato. Però ci sono altre mappe, per esempio, che fanno altre viste, che fanno altri tipi di tematizzazione. Questo semplicemente in funzione del content type, quindi del node type. Fondamentalmente ci sono due oggetti oltre alla geometria, che è il geoplace, sono il geoplace e il geoimage. Altrimenti io posso anche indicare un rating, attribuire un rating agli oggetti, questa tematizzazione contestuale si basa su quello, eccetera. L'ultimo è la mappa demo per il modulo Leaflet, che quindi appunto è quella che viene proposta dal modulo Leaflet agli utenti che lo adottano, e fondamentalmente dimostra come anche il modulo Leaflet è in grado di personalizzare i marker allo stesso modo del modulo GeoFillMap. Mi sono dimenticato di menzionare che GeoFillMap lavora con le mappe di Google, mentre il Leaflet ovviamente con la libreria Leaflet JavaScript. In questo caso c'è questa sidebar di destra che elenca gli oggetti e implementa delle funzionalità di interattività proprio per dimostrare agli utenti la possibilità di interazione tra le mappe su base geofield renderizzate e gli eventuali altri oggetti della pagina. In questo caso l'implementazione è un po' caotica, un po' nevrotica, però funziona. Fondamentalmente facendo l'over sull'oggetto la mappa fa il pan e apre l'info window. E ci sono delle note tecniche in basso che aiutano l'utente a capire come è stata implementata questa soluzione. Vi volevo anche far vedere, per esempio, questa è la stessa applicazione però in ambito locale, vi faccio vedere per esempio l'inputting di un paio di oggetti, in questo caso è un geoplace. Supponiamo di voler memorizzare Piazza San Marco a Venezia. In questo caso sì, lui mi chiede come obbligatorio il dato sul place type, eccetera. Avrei la possibilità di imputare il geofield con interfaccia mappa, addirittura qui fare direttamente il geocoding, ma supponiamo che io non voglia dare questo onere all'utente. In questo caso c'è un'impostazione del modulo geocoder sul campo string address. A me basta scrivere un qualsiasi indirizzo qua, in questo Venezia, ovviamente gli serve la città, e in pre-save il modulo geocoder è in grado di scrivere automaticamente il geofield per l'oggetto imputato e anche attribuire il tutto dinamicamente anche il marker associato. Quindi se io riclicco sulla mappa Leaflet, vedo che diciamo, l'estensione della mia mappa si amplia per contenere anche Piazza San Marco in questo caso. Allo stesso modo, in maniera forse ancora più inspirational,
la possibilità di inserire in questo caso una geo image, in questo caso non ho nemmeno la necessità di inserire un titolo, perché con il modulo automatic entity label lui acquisirà l'indirizzo dell'oggetto che io gli sto mettendo. In questo caso l'oggetto è un'immagine, prendo un'immagine di Copenaghen, mi basta immagine e salvare per poter creare automaticamente l'oggetto sul CMS con la sua posizione geografica. Non so perché non lo fa vedere. Sì, esatto. Questa è la spiaggia di Ama a Copenaghen. E ovviamente anche grazie a questo, ecco, questa è un'applicazione diretta appunto di quello che vi ho accennato nell'estrapolazione delle coordinate dell'informazione EXIF dell'immagine. Bene, sulla base anche diciamo di queste funzionalità, qui davvero si potrebbe fare un talk dedicato a tutte le configurazioni di questi moduli, eccetera, eccetera. Ci sono funzionalità diversificate anche per esempio di piena pagina oppure di reset della mappa, sono tutte configurazioni, anche lo zoom, eccetera, eccetera. Vi passo invece ad illustrare, per esempio, un altro prototipo, questo sempre localmente, che è una gallery delle immagini, un po' sulla base delle stesse funzionalità sui dati EXIF. Mi sono divertito a creare un'applicazione che potesse memorizzare le immagini magari le più belle che mi è capitato di fare durante queste permanenze. In questo caso la peculiarità è la possibilità di utilizzare l'immagine stessa come marker in maniera dinamica. È possibile creare un file path, un URL path all'immagine con il token. Con i token, questi moduli, appunto, le configurazioni supportano i token e quindi dinamicamente lui riesce a puntare l'immagine associata all'entità che sta venendo rappresentata sulla mappa, e quindi in questo caso si ha questo bel effetto molto simile alle mappe di Google, in cui io creo la mia. Ciao Italo. Sì. Ciao Italo, non volevo disturbarti un attimo, solo perché non stiamo vedendo lo schermo condiviso correttamente, non sta cambiando schermata. Non so se puoi magari spegnerlo e riprovare a ricondividerlo. Che vediamo se ci perché io vedo, però io lo vedo qui nell'interfaccia. Qua noi vediamo sempre il create geo image su Drupal. Mi pare che sia frizzato. Magari prova a chiuderlo e ricondividerlo. Lo schermo? Così... Okay. Sì. Quindi proviamo a rimetterlo su e magari si ripiglia. Ah, mi spiace, allora... No, beh, figurati, mica è colpa tua. Però mi spiace uguale. Adesso... Prova a ricondividere, poi prontamente la regia metterà a disposizione lo share, e eccolo qua. Ah, ci okay. Siamo, no? Dai, perfetto. Dove eravate rimasti? Perché io sono un po' in trance. Hai un rollback di 5 secondi e riparti. Ah, ok, no, niente, appunto, questa è un'applicazione... appunto che sfrutta questa capacità di georiferire le immagini sfruttando le informazioni EXIF, mi è venuto in mente appunto di imbastire questo prototipo per dimostrare, soprattutto anche a me stesso, la possibilità di utilizzare le immagini stesse come marker per gli oggetti rappresentati sulla mappa. Questo è possibile attraverso i token, quindi in pratica è possibile configurare il percorso verso il marker con un token che fondamentalmente poi è il nome dell'immagine, e quindi opportunamente memorizzati questi file nelle cartelle è possibile fare in modo che si crei questo effetto. Altra cosa interessante da menzionare è che il dato EXIF contiene anche il dato dello scatto. E infatti in questo caso viene estratto anche il dato dello scatto e attribuito all'entità che viene generata, che è lo scatto,
E quindi sulla base di questo è possibile anche implementare dei filtri per, o delle funzionalità per poter ogni volta ripercorrere le fotografie fatte in una determinata data, in un determinato arco di tempo. Queste per esempio sono quelle fatte in questo settembre. E secondo me è una bella applicazione avanzata su base Drupal che si può associare ad altri tipi di gallerie fotografiche un po' più tradizionali, eccetera. Per passare dal faceto a qualcosa di più serio, un'altra applicazione possibile è quella appunto della rappresentazione di dati numerici. In questo caso, vabbè, è evidente, è una cosa molto attuale. Durante il lockdown mi sono divertito a imbastire questa applicazione Drupal che facesse il fetch cronizzato su base cron dei dati della Johns Hopkins University. Qui c'è l'opportuno disclaimer e in pratica appunto con sicuramente il modulo feed, ovviamente si può utilizzare anche il modulo migrate, ho impostato dei cron job che una volta al giorno scaricavano i dati sui casi COVID nel mondo e sfruttando la funzionalità del modulo leaflet di creare dei marker circolari ovviamente con un parametro raggio è possibile appunto arrivare a soluzioni di questo tipo in cui la rappresentazione è di questo tipo analitico e questo mi dà un po' per cercare di riprodurre appunto quello che veniva fatto al tempo dalla Johns Hopkins su base ESRI, eccetera. È possibile anche, diciamo, diversificare il tipo di rappresentazione fra i dati confermati, gli attivi e i decessi, e anche fare un percorso ritroso o comunque temporale e vedere appunto come le cose sono cambiate nel tempo. In questo caso questa vista a Ajax attivo non è velocissimo, stiamo parlando di una soluzione che non ha alcun tipo di cache ottimizzata sul database, memory cache tipo Redis, memcache, ma comunque il sistema rimane abbastanza utilizzabile e comunque interessante. Può essere, che ne so, anche sfruttato per elaborare delle animazioni che in questo caso fanno vedere come si è evoluto il fenomeno del COVID nel mondo, insomma, almeno sulla base dei dati ufficiali. Un altro prototipo interessante, un altro caso applicativo interessante è questo che fa vedere anche l'utilizzo delle geometrie in maniera un po' più spinta. Questo è un prototipo per marketing territoriale che mappa edifici storici, diciamo, no? In questo caso all'edificio, diciamo all'entità edificio vengono associate più geometrie e in questo caso la soluzione implementa i paragraph. Il geofield non è associato all'entità principale ma ai singoli paragraph secondo paragraph type, quindi io posso decidere di creare un paragraph type che è una location puntuale, un altro invece che una geometria e da lì sbizzarrirmi associando poi a ogni singolo paragraph delle proprietà che vanno a regolare anche la visualizzazione dinamica dell'oggetto. Per esempio, in questo caso io ho un dato puntuale, ma ho anche la mia geometria, il modulo leaflet implementa delle funzionalità appunto di disegno avanzate, integrando una libreria specifica JavaScript, e ho la possibilità anche di fare dell'editing sofisticato. Ma in questo caso, per esempio, io ho la possibilità di cambiare le caratteristiche della rappresentazione, aumentando, che ne so, l'opacità o cambiando il colore, e automaticamente il risultato viene riprodotto. Un'altra nota su questa soluzione, è sempre bene preoccuparsi della leggibilità, a mio avviso, di queste mappe. Molto frequente vedere delle mappe che semplicemente poi rappresentano dei marker che poi diventano troppi densi, non si capisce nulla. In questo caso, per esempio, ho aggiunto on top di quello che offre il modulo, i moduli Geofield, ho
ha aggiunto, diciamo, della logica JavaScript per nascondere i poligoni oltre un certo zoom out e fare in modo che i marker cambino la loro dimensione con lo zoom in e lo zoom out per mantenere la leggibilità della mappa. A un certo punto ovviamente poi entra in gioco il clustering, che però in questo caso continua a permettere l'interrogazione del dato, eccetera. Spero di essere abbastanza nei tempi, perché vorrei farvi vedere l'ultimo caso applicativo, che è un caso applicativo reale, commerciale. Questo è chiamiamolo prototipo, sì, lo era per il cliente, che era un'azienda americana che si occupava di real estate produttivo. Quindi aveva bisogno di poter rappresentare sulla mappa la location dei propri capannoni industriali in un contesto correlato con i punti di interesse per i possibili investitori, compratori, affittuari, che ne so, la presenza di un aeroporto oppure la presenza di una stazione centrale, tutte cose abbastanza ovvie adesso, una volta che abbiamo capito le potenzialità di questi moduli. Cosa meno ovvia era la richiesta di poter integrare questo servizio, diciamo questa applicazione Drupal, con un servizio che esiste negli Stati Uniti, che è quello di poter accedere ai dati censuari, tutte le particelle catastali. In questo caso il servizio da integrare era questo Report All, che è un servizio commerciale che offre a chi lo sottoscrive la possibilità di accedere ai dati catastali in diverse forme. La forma richiesta per questa soluzione era quella dell'API, cioè quindi piuttosto che le particelle in sé si voleva integrare nella propria applicazione la possibilità di acquisire no, non è questo, API, ecco, questo qua, Report All API. Questo servizio permette di accedere a dei livelli geografici e informativi relativi alle particelle catastali. Non era proprio una sfida facilissima, il competitor era la classica azienda di GIS, WebGIS, col GeoMap Server, eccetera, eccetera. Però ho accettato questa sfida in 2 settimane, ho ottimizzato questa soluzione che in pratica permette, sfruttando gli infohook di definizione dei tile, quindi delle immagini in sottofondo del modulo Leaflet, che permette appunto di cambiare questi... Di adottare lo stile del background image, del tile, detto in gergo, che si preferisce con i vari provider, ho associato questo livello aggiuntivo che permette, dandogli un attimo di tempo, di introdurre il livello informativo delle particelle catastali sulla mappa e particelle catastali che diventano interrogabili. Cioè io posso cliccare su ognuna di queste particelle per poter avere restituito il dato, tutti i dati relativi a questa particella catastale. Era richiesta anche la possibilità di scaricare il dato, niente di complicato. E quindi cliente soddisfatto, ed effettivamente questa è un'applicazione che ha fatto concorrenza vincendola la sfida a diciamo soluzioni GIS, web GIS un po' più tradizionali, ecco, diciamo così, o comunque un po' più consolidate. Non da trascurare il fatto che questo servizio di consultazione delle particelle catastali fornito da questa società, ovviamente a pagamento, ha delle quote limite, si basa su delle API key, e più si naviga, più si consumano dati e si consuma la quota limite. Quindi era importante introdurre delle funzionalità di spegnimento di questo layer in funzione di un eventuale zoom out che avrebbe richiesto la restituzione di troppi dati, e anche è stato fatto, diciamo, spegnendo questo layer nel caso di un panning eccessivo. Da notare che questa funzionalità vale su tutti gli Stati Uniti. Se io, per esempio, navigo su New York, mi punta in una, questo è il Wall Street fondamentalmente, anche in questo caso io posso accedere a questo livello informativo. Ovviamente questa funzionalità è propria dell'utente registrato, qui siamo nel backend di Drupal, non è un qualcosa che è stato dato all'utente anonimo, ma è un qualcosa che viene
utilizzato solo dagli amministratori oppure da diciamo, dei clienti autorizzati. Però anche in questo caso io posso su Manhattan, così come in qualsiasi altra parte degli Stati Uniti, interrogare le informazioni su qualsiasi particella catastale, eccetera. Penso che questo sia molto interessante. E detto questo, io vi ringrazio per l'attenzione, vi lascio alcuni miei riferimenti per eventuali contatti diretti, se volete approfondirli, mi trovate su questi profili, vi ho lasciato anche il link al mio slide share, dovrebbero esserci le presentazioni più tecniche che vi ho accennato all'inizio. E basta così, grazie. Grazie mille a te, Italo. Ci pigliamo questi ultimi 10 minuti per qualche domandina che intanto ho visto arrivare in chat. Ce n'è una di Flavio a cui però credo che tu abbia risposto comunque in qualche modo verso la fine. La pongo lo stesso, vedi se puoi aggiungere qualcosa. Leaflet lavora molto bene sui marker, ma come si possono fare mappe tematiche basate sui poligoni? Esempio, tema di un piano regolatore. È molto semplice, perché Leaflet gestisce i poligoni, no? E io posso associare un geofield poligonale a un'entità Drupal, cioè il modulo geofield supporta il formato well-known text, Leaflet mi serve semplicemente con quella interfaccia che vi ho fatto intravedere, mi serve per scrivere il GeoJSON o il formato well-known text polinomiale o poligonale, che viene memorizzato come geofield in Drupal, e a quel punto io posso associare qualsiasi tipo di attributo, no? All'entità, quindi anche la destinazione d'uso, la descrizione della zona. E come vi ho accennato, vi ho fatto intravedere anche una colorazione in funzione della destinazione d'uso. Quindi Leaflet, come anche le mappe di Google, alla fine sono solo un supporto visivo, interattivo, per la scrittura di un geofield. Non gestiscono loro l'informazione in questi moduli. Certo. E ti faccio anche questa di Luca. OpenStreetMap o Google Maps? Pregi e difetti, quale usare? Ah, vabbè, non lo so, cioè nel senso OpenStreetMap è sicuramente full open source e quindi già per questo ha questa peculiarità che è un grosso vantaggio. Google Maps ovviamente è un servizio proprietario anche a pagamento, anche se ha delle soglie abbastanza alte, però ci sono funzionalità che si perdono, come per esempio Street View, oppure l'interrogazione di Google Places, no? Quindi Google integra le sue mappe anche con entità commerciali oppure proprio i posti sul territorio. OpenStreetMap, io non sono proprio un esperto di OpenStreetMap, però non mi pare faccia queste integrazioni. Ovviamente Google dà delle funzionalità aggiuntive. Certo. E vediamo un po', Paolo. È consigliato qualche database in particolare? Penso a Postgres più PostGIS come best in class in questo ambito. Allora, probabilmente sì, io non sono molto abituato con Postgres e PostGIS, anche se so che appunto è il database SQL con le più grandi funzionalità di operazioni spaziali intrinseche. È recente, non di tanto tempo fa, mi pare l'anno scorso, l'estensione del modulo Geofield con uno storage proprio di Postgres, PostGIS, anzi scusate, quindi viene scritta la geometria piuttosto che il file binario, insomma il dato binario. Quindi Geofield dovrebbe, supporta, perché ho risposto proprio a una feature request di un utente su questo, da adesso, da un po' di tempo, supporta la memorizzazione di dati per PostGIS. Ok, mi collego a questo con una cosa che chiedeva Marco. Su quale database si appoggia la demo che avevi fatto vedere? Quale? Quale demo? Non mi ricordo in quale punto l'aveva chiesto. La prima, ma no, sono tutti dati, sono tutti MySQL. Tutti MySQL. Sì. Parliamo di okay. Share, niente di incredibile. Ok. E invece per quanto riguarda il reverse geocoding, oltre al classico Google Maps, consigli altre soluzioni magari più privacy oriented, magari anche self-hosted?
Allora, la bellezza, adesso non so se riesco a farvelo vedere. La bellezza del modulo Geocoder è quella che appunto è un wrapper, si basa su una libreria Geocoder PHP che implementa un'integrazione con, mi pare, una trentina in aumento Geocoder provider. Per esempio ce n'è uno che io utilizzo sempre per fare i test che è ArcGIS, incredibilmente l'ArcGIS Geocoder è totalmente gratuito. Ovviamente non è così sofisticato come può essere quello di Google, però mi permette. Però ce ne sono tanti altri, il Nomani Team che è quello di OpenStreetMap, ma ci sono servizi di geocoding vari. Anche Mapbox, per esempio, quindi basta soltanto scegliere quello che più si preferisce o che si può affrontare e fare il require nel modulo geocoder e quindi far lavorare il modulo geocoder sia per operazioni geocoding che di reverse geocoding su questi provider. Sul provider scelto. È interessante anche la funzionalità del modulo geocoder di poter selezionare più di un provider con una sorta di sorting, lui proverà a usare il primo, se il primo restituisce un risultato falso o nullo, proverà l'operazione di reverse geocoding o geocoding del secondo, quindi a cascata, quindi magari si può tentare di utilizzare quello gratuito inizialmente per cercare di risparmiare quote. Ah, interessante. E in che formato vengono storate le geometrie? Come ho detto, è un formato tipico di MySQL che si chiama Well-Known Text, Ok. WKT. Ok. Però, appunto, sfruttando la libreria GeoPHP è facile la trasformazione in GeoJSON. Il GeoJSON, in verità, ha la possibilità di memorizzare anche gli attributi degli oggetti, insomma, cosa che quando poi viene, diciamo, non c'è una corrispondenza uno a uno nelle capacità informative del well-known text, che è più limitato rispetto al GeoJSON, che può portarsi dietro anche in forma attributi sulle geometrie. E per quanto riguarda la privacy del geocoding, ci sono delle considerazioni da fare? Ci sono magari servizi più attenti alla privacy che tu sappia? Non lo so, non so esattamente, no, non credo che, e comunque non è eventualmente un problema nostro, no? Cioè, voglio dire, sottoscrivere un servizio di geocoding o di reverse geocoding, se loro ti restituiscono il dato, tu paghi questo servizio. Il problema della privacy dipende magari dal contesto in cui si costruisce l'applicazione, magari no, mi preoccuperei se fossi in Cina, non lo so, di fatto non. Ci sono alcune richieste, delle support request di utenti che mi chiedono appunto il modulo Leaflet, un modulo GeoFillMap, come possono ottemperare, cioè prima di attivare queste funzionalità bisognerebbe esporre il disclaimer sulla GDPR, eccetera. Però non sono problemi di questi moduli, non sono problemi anche di queste librerie di geomapping che in fin dei conti non fanno altro che esporre un riferimento geografico, ma è un problema dello sviluppatore che costruisce la propria applicazione di eventualmente appunto richiedere come primo step l'autorizzazione diciamo all'utente ed eventualmente bloccare queste funzionalità JavaScript nel caso in cui l'utente non le dia. Ok, sì, penso il problema sia magari più dovuto a, sai, regolamentazioni europee, regolamentazioni americane, tu comunque vai a contattare servizi che usano regolamentazioni diverse, e come abbiamo visto recentemente con Analytics, insomma, ci possono essere dei problemi in questo senso. Magari approfondiremo in futuro, intanto comunque è un topic molto, molto trend in questo momento. Quindi, Italo, il tempo è esaurito. Io ti ringrazio molto per il tuo talk e ringrazio anche tutta la chat per tutte le domande. Naturalmente, ci vediamo a un prossimo evento, magari live. Ok, grazie a voi, grazie a te Edo, super. Ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao, Italo.
Thank you.